Ma ti trovo in forma? Beh, sì, guarda, io sono venuto a piedi. Non hai mangiato molto nel frattempo, eh? Ho mangiato bene. Oggi mangiamo di nuovo. In Puglia, sì, oggi mangiamo di nuovo. Mancano pochi secondi. Bene. Anzi, facciamo una cosa. Prima di iniziare ti offro un buon caffè. Questa è una bella idea. Questo è buono. Vai. Questo appuntamento è offerto da finanziamento a tasso zero, vero su tutto l'arredamento, TAN e TAEG 0% fino a 48 mesi. Da Nuova Arredo c'è un motivo in più per sentirsi a casa. Libera Università Mediterranea, un impegno costante per l'eccellenza accademica nelle facoltà di economia e giurisprudenza. E siamo ancora qui, con più speranza che paura. Bentornati, anche oggi ci aspetta un pomeriggio divertentissimo da trascorrere insieme. Verrà a trovarci il nostro amico Roberto Ciufoli, che sarà con noi per tutta la puntata. Vi racconteremo una storia bellissima di una coppia di sposi molto famosi. E naturalmente non mancheranno i nostri tutorial. Vi mostreremo come prenderci cura del nostro viso, della nostra pelle e come ballare la danza del ventre. E dulcis in fundo, la guardo te così casualmente, sì, la ottima musica. Grazie. Del maestro Stefano Paratresi. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio ai nostri telespettatori a casa. Oggi facciamo un bellissimo viaggio, oggi è una giornata particolare per un grande cantautore italiano. È il compleanno di Riccardo Cocciante. Pensa, che festeggia 72 anni. Auguri! E chiaramente vogliamo omaggiarlo facendo insomma una rassegna le più belle sue canzoni. Bellissime le canzoni di Cocciante. Mary in cucina. Buon pomeriggio Michele, Stefano e anche a tutti voi in cucina. Un grande ritorno, è tornato lo chef più sexy che abbiamo nella cucina di Buon Pomeriggio, Daniele Caldaruno. Ben ritrovata Mary e ben ritrovati gli amici che ci seguono da casa. Allora, anche oggi, oltre ad ammirare la tua bellezza, ammireremo il tuo saper fare in cucina. Due ricette nuove, molto semplici da realizzare come da tradizione, ma fantastiche. Quali saranno? Due ricette molto interessanti, Mary. La prima è un primo dolce, scusa il gioco di parole, anche perché comunque andremo a realizzare un tortello al cacao. Un tortello al cacao ripieno di banana con una salsa a base di fragole. Quindi stiamo parlando comunque di un primo piatto versione dessert. È un dessert, come se fosse una pasta ripiena praticamente. E poi? La seconda ricetta è un piatto molto leggero, andremo a trattare il branzino, quindi una cottura a vapore, turbante di branzino con dei vegetali cotti a vapore. Quindi abbiamo un secondo e un dolce oggi. Un secondo e un dolce. Perfetto, tutto questo lo vedremo tra poco. Michele! Eccoci qua, allora per introdurre gli sposi di oggi ho pensato a una frase, io mi segno sempre delle frasi di personaggi illusi, del filosofo Kierkegaard, danese, il padre dell'esistenzialismo, diceva: il matrimonio è e resterà sempre il viaggio di scoperta più importante che l'uomo possa compiere. E per un matrimonio da favola come quello di cui parliamo oggi e che rivivremo insieme, il viaggio è effettivamente una continua scoperta. Benvenuti, complimenti, sono qua i nostri protagonisti. Oggi scopriremo i dettagli del matrimonio di Matteo e Imma, meglio conosciuti per il programma televisivo Il Boss delle Cerimonie. Rivediamo insieme qualche immagine. Vieni qua, sembra strano ma vorrei chiamarti amore. Cerco un modo per spiegarti l'emozione dentro di me. Nasce così quella forza per dirtelo ancora. Sei bellissima, solo adesso riesco a dirti sei bellissima. Finalmente non sarò mai più invisibile. Quante volte ho fatto il pazzo qui per te. Sei bellissima, riderò con tutto il cuore. Sei bellissima, non potevo più senza dirtelo. Sei l'inizio della vita che vorrei. Sei bellissima, griderò con tutto il cuore. Sei bellissima, non potevo più senza dirtelo. Sei l'inizio della vita.
vita che vorrei. Sei bellissima, tu sei bellissima. Sei bellissima. Matteo, belle queste immagini da rivedere, romanticone lui. Molto emozionante. Molto, vero? Molto. Con quegli occhialoni sexy che aveva, altri tempi, adesso è tutto cambiato. Bene, benissimo. Allora, intanto facciamo proprio le cose a regola d'arte. Cominciamo col chiedervi, permettete, la vostra età. Posso chiederlo? Allora, abbiamo appena 54 anni. Entrambi, sì, siamo coetanei. Abbiamo quindi pochi mesi di differenza. Beh, vedi con che siamo nonchalance lì. Donna Imma ci parla della sua età. Fantastico. Da dove venite? Veniamo da Napoli, precisamente Sant'Antonio Abate. Siamo vicino Pompei, tra Pompei e Castellammare. Luoghi meravigliosi, naturalmente. Costiera Sorrentina, Amalfitana, Capri. Mamma mia, l'isola amata dell'amore. Da milioni di persone in tutto il mondo, che è sognata da altrettante persone. E soprattutto, che cosa fate nella vita? Facciamo finta che non lo sappiamo. Sì. Noi svolgiamo un'attività molto bella. Sì. Quella di festeggiare il matrimonio. Quindi noi festeggiate i matrimoni, non solo. E non solo il matrimonio, anche battesimi, compleanni, prime comunioni, tutto ciò che è festa. Tutto quello al che castello è festa. È sempre festa. Che bello, che meraviglia. E ci torneremo tra poco al castello, ma prima di tutto ricominciamo con la vostra storia d'amore. Sì. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti. Guarda, perché Don Matteo come subito tiene il braccio della sua donna Imma. Prego. Ci siamo conosciuti, io sono stato a una cerimonia nel luglio. A luglio dell'88 sì, era? Sì. Sono stato a, precisamente, diciamo, nel suo albergo, nel suo castello. Casualmente. E quindi, esatto. E ci siamo conosciuti là. Anche se avevamo degli... Ha fatto lo sgarzolino subito? Com'è? Abbastanza. Avevamo degli amici comuni. Che ha fatto? Che ha fatto lei? Vediamo, tutti e due, cominciamo. Non è vero. Che ha fatto lui? Che ha cominciato? L'abbiamo fatto insieme. Ha incominciato prima lui. Che ha fatto? Vediamo, che ha fatto? Che ha prima detto? Perché fatto? Ai tempi nostri così si usava. Ancora, dice. Prima l'uno. E che come si è fatto avanti? Va bene, ha incominciato a venire al castello perché c'erano delle amicizie in comune. E quindi lui faceva finta proprio che era di lì. Questo, ha approfittato proprio amici. Di questo. Amici. Ora parliamo di Imma. La sua amica era la fidanzata di un mio amico. Allora io andavo là. Con la quindi scusa. Esatto. E lei voleva che... chiedeva alla sua amica che se venissi pure io la sera, se tornavo. È vero questo? Ma lei se ne è accorto oppure l'ha capito? Intuizione maschile. Un poco di intuizione. Un poco di intuizione. Con l'età è andata scemando. Ma che cosa l'aveva colpita in particolare di Imma? Vabbè, a parte la sua avvenenza, la sua, il fatto di essere una bellissima donna, come adesso. Grazie, siete molto gentili. Quello che mi ha colpito di lei è la sua semplicità. Lei era molto, è stata sempre molto semplice. Diciamo, ci siamo conosciuti all'età proprio di 24 anni, 23 anni e mezzo, 24 bellissimo. Anni. E, diciamo, è stato, come dire, un amore a prima vista. Amore a prima vista, è stato sì, così, ma esatto, proprio così. In un periodo bellissimo, perché poi in mezzo alle feste, in mezzo agli amici, no? Immagino, cosa, certo. Com'era quel periodo? Era pieno di lavoro, sicuramente, e perciò ci vedevamo anche poco, quindi poi abbiamo deciso. Però lui di aveva, almeno all'inizio aveva un altro lavoro, è così. Io svolgevo tutta un'altra attività. Di che si occupava? Di telecomunicazioni. Lavoravo per una nota società di telecomunicazioni. Era impiegato. E poi ha lasciato l'impiego. Poi, giustamente, sposandomi con Imma. Per amore, diciamo. Sposandoci per amore, perché poi. E proprio per amore è stato anche, ho dovuto trascurare anche il mio lavoro, perché poi, diciamo, per stare vicino a lei, poi lei, suo padre mi chiedevano di, perché essendo figlia unica lei,
il padre mi diceva: tu dacci una mano, perché è inutile che vai a lavorare ad altre parti, perché io frequentavo l'università. E quindi si è messo a lavorare. E io poi... con Imma e con la sua famiglia. È bello essere insieme anche al lavoro oppure c'è qualche problema? Secondo me è bellissimo, perché su questo ci si divide, sì, c'è quelli che dicono sempre insieme. No, invece è bellissimo lavorare insieme, marito e moglie. Per me la trovo proprio eccezionale, perché ci si capisce su tutto, no? E poi si sta sempre insieme. Sì, sempre insieme. E certo che poi capita sempre qualche discussione, cioè ognuno la vede in un modo, quindi diciamo, anche se abbiamo delle opinioni diverse, però cerchiamo sempre di trovare un punto d'accordo. Certo. Questa è la base. Quando c'è l'amore c'è tutto. E il carattere più forte è quello, è lui, è lui. È fantastico. Perché poi non c'è però la necessità di raccontarsi, perché se si fanno due lavori diversi, o uno sta a casa, esatto. Come è andata la giornata? Come si fa a raccontarla tutta? Certe volte. Ma insomma, pure noi di sera, poi quando ci mettiamo a letto, facciamo un po' la situazione della il briefing finale certo. A letto, sempre. Quello iniziale la mattina, pure sempre. E qui, però è anche sentimentale, quindi è un briefing lavorativo. Perciò è bello, perché è anche sentimentale, quindi c'è l'amore. Quindi si può stare appiccicati e si può scambiare affettuosità e intanto anche, in libertà. Sì, anche nei temi del lavoro. Che bello, che bello. Ma è vero che siete stati fidanzati soltanto poco? Pochi mesi. Sei mesi. Sì. Che già sono pochi in generale, allora erano pochissimi. E come mai questo? Perché? Proprio per il lavoro che lei svolgeva, siccome... Dovete diciamo, dare un buon esempio. Diciamo là, il fatto di stare insieme, di uscire la sera, non se ne parlava proprio. Famiglia all'antica. Solo. No, a parte il lavoro, ma era anche, diciamo, come mentalità, il fatto di non uscire insieme. Quando uscivamo c'era la scena di quel film che arrivano tutti quanti, il fidanzato e la fidanzata davanti e poi tutti indietro. C'è un corteo. Il corteo, proprio. Sì, c'era corteo. Proprio... un corteo. Allora io dissi: o ci sposiamo oppure sarà il caso di... Donna Imma cosa ha detto subito? Io ho detto subito sì. È stato mi ha invitato proprio. E anche il matrimonio è stata una cosa rapida, non la cerimonia che abbiamo già visto in parte, adesso poi ci torneremo. È stata una bellissima cerimonia. L'organizzazione è stata abbastanza rapida. In 2 mesi ho organizzato tutto, anche che poi non è che c'era tanto da organizzare. Comprare vestiti, 2 bomboniere, poi il locale era lì, il castello, la casa l'avevamo, il locale dove svolgere la cerimonia l'avevamo. E quando c'è stata una richiesta di matrimonio presso il papà di... Che richiesta! Piano piano, prima sono dovuto passare dalla nonna. Il papà faceva tutto lui. Come aspetta questa storia? Allora si comincia con la nonna. Con la nonna, perché poi la... Che a sondare il terreno. Prima dalla nonna, poi le zie, la mamma e poi in ultimo il papà. E il papà signor Michele, la nostra famiglia è una famiglia patriarcale di altri tempi. Papà era un uomo, diciamo, di altri tempi, quindi... Meglio ora, meglio allora. Io mi sono trovata benissimo. Meglio allora. Perché? Perché si rispettavano dei principi, dei valori umani della famiglia. Che adesso sono stati tutti persi. Ma il papà che ha detto adesso, a parte le considerazioni generali? Il papà disse: vabbè, ma tu sei sicuro? Veramente, ma tu veramente fai? Serenamente gliel'hai detto con una certa... Serenamente. Aveva una bella faccia tosta, io a 25-26 anni. Sapeva il come mondo fare. Ce l'ha in mano a 25 anni. A 25 anni com'è uno? Più spavaldo, più sicuro bello, di sé. Però, quindi... Affascinante uno spavaldo. A me piaceva. E adesso com'è ora? Che non è, è sempre sparato? Sempre. Per me è sempre. Sempre. Per me è sempre vivo il ricordo, quindi sempre, è sempre lui. Sì, è sempre. È sempre Don Matteo. È sempre com'era, così è rimasto. Però lui dice: nulla adesso, è cambiato. Nulla è cambiato. Invece, lei dice: io ora è meglio.
Sì, adesso è meglio, però dicevo come principi che bisognava apprezzare, come principi che oramai si sono persi un poco, io preferisco altri tempi. Allora, sì. Però noi adesso ci torniamo, avete scelto una data importante, che data avete scelto per il matrimonio? 4 febbraio. Del? 1990. 1990, 4 febbraio, quindi l'anniversario diciamo è passato. Sì, da poco. Sì, sì. Da poco. Ah, e avete fatto una bella festa? No. Non ha avuto il tempo, non hanno avuto nemmeno il tempo. E il vostro, quindi come regalo ve lo facciamo noi, rivivere quelle emozioni. Sì, torniamo con la macchina del tempo al 1990. 90. Io Matteo prendo te Concetta come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Concetta prendo te Matteo come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Concetta, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo, ricevi questo anello, segno del mio amore e fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che meraviglia, eh? La gioia, la felicità, eccoli qua. Quanti anni sono passati da quella data bellissima? E sono 28 anni. 28 anni, eccoli qua. Adesso il trentesimo festeggeremo, dai. Noi farete una bella festa. Faremo una grande festa. Vi ritagliate un po' di tempo. Sì. Ma in questa cerimonia così bella, in cui eravate splendidi, sereni, felici, che tocco chi ce l'ha messo di più, la donna Imma oppure lei? No, lei. Lei. Ha organizzato una... lei tutto. Qual è il segreto per organizzare una bella cerimonia? Ce ne sono tanti, ma se posso dare un consiglio io agli sposi, sì, allo sposo in sé per sé, di lasciar fare tutto alle donne, ecco, che se no si parte male. Questo è interessante. E lei che cosa, cioè, la prima cosa a cui pensare per farlo venire bene è come cerimonia, come cosa? Sì. Ma vabbè, diciamo, per fare un bel pranzo, una bella cerimonia, a me piacciono tanto i fiori. Fiori. Sono e poi tanti cornice, invitati. La cornice proprio... La cornice bella, fiori e tanti invitati. Sì, tanti invitati. E il viaggio di nozze l'avete organizzato? Sì, ce ne siamo andati in America. Siamo stati ai Caraibi, ci siamo fatti una bella crociera, siamo stati a New York, siamo stati... Fantastico, bene. Sì. E la famiglia ormai, dopo 28 anni, sarà una famiglia splendida, no? Sì. Quanti figli avete? Abbiamo 3 figli. Che belli. Il primo Pasquale, che ha 27 anni, il secondo Antonio, che ha 20 anni, e la terza Antonietta, che ha 14 anni. Complimenti, magnifico. A chi, qualcuno di loro vi ha accompagnato? Sì, ci sta Antonio qua con noi. Sì. Lo facciamo abbiamo entrare, Antonio, vieni. Accomodati qua, vieni. Noi Antonio rispettiamo sempre le tradizioni, anche con i nomi, abbiamo messo sempre i nomi dei nonni. Ciao Antonio, benvenuto, accomodati pure. Che te ne pare? Come si sono comportati i ragazzi? Una bella coppia di sposi. È vero? Lui non è sposato, vero? No, lui è ancora... Bambino, è bambino ancora. No, sono bambino. 20 anni, quindi. 20 anni, ancora c'ha tutta la vita davanti. Sì. Quando pensi di sposarti? No, ma c'è un bel po' di tempo, ancora presto. Ma noi siamo sposati giovani. Per quello te lo dico. No, adesso non è più come prima, però l'ho detto. Come se è cambiata. Con calma, no, con però calma, è bello sposarsi da giovani. Senti papà. È bello, bello trovare la persona giusta, la persona che si ama e diciamo, percorrere la vita insieme
è molto molto bella. Ma bisogna fare le cose con calma. Va bene Antonio, va bene, abbiamo capito la musica. A proposito di musica, Stefano, una famiglia bellissima, e immagino che avrai anche qualcosina per loro. Allora, tanto al di là della simpatia che esprimete, ci fa tanto piacere, ma la cosa che mi ha colpito è il vostro, proprio la vostra storia d'amore autentica, d'amore, che si sente, si avverte, ecco, proprio nella, e quindi complimenti, sono le storie che più ci piacciono raccontare, insomma. Però per quanto riguarda la canzone, caro Michele, è facile, perché loro hanno una canzone del cuore che ci hanno detto, che è l'amore è una cosa meravigliosa, love is a many splendor thing, e allora andiamo a fare. Grazie, è la vostra canzone, è la nostra canzone, è la nostra canzone. Questo amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dalla luce, tormenta e pure pace. Scusatemi le spalle. Ah, che meraviglia! Questa è una canzone che vi accompagna da sempre. Questa è stata proprio la nostra colonna sonora del nostro matrimonio. Stefano, bellissima, una canzone più romantica non potevate trovarla. Antonio, che ti vedo e voi l'avete cantata proprio bellissimo. Grazie. È bello perché non capita tutti i giorni di vederli così, ecco, un po' cosa anche un po' nuova anche per me, emozionante, no? Sicuramente bellissimo. Dunque, non abbiamo parlato ancora finora del papà di Don Antonio, il boss delle cerimonie, che purtroppo è scomparso recentemente, sì, e che vogliamo ricordare, sì. Guardiamo, era un vostro grande fan, sappiatelo. Reciproco. Sì. Veramente vi stimavo. Io, ad esservi sincero, sono rimasto contentissimo dell'America. Non perché voglio peccare di presunzione. Io, avendo una certa età, volevo rimanere un ricordo mio personale alla mia famiglia, ai miei fratelli, ai miei nipoti, diciamo a tutta la famiglia. Io vi parlo con molta sincerità, non me lo spiego neanche io, perché la popolarità che io sto avendo è una cosa molto molto esagerata. Questi piace fare a me, curare le cerimonie, da boss delle cerimonie. Fa molto piacere quando vedo che entrano gli sposi, e a me queste cose mi emozionano molto. Queste cose si possono fare solo nel nostro castello. Fantastico.
Fantastico, Don Aima, che belle immagini, vero? Bei ricordi, bei momenti. Sono anche commoventi. Sì, sì. Sono anche commoventi ed è comprensibile. Però è anche bello rivederlo. No? Sì, sì. Era una persona speciale, Don Antonio, cioè tuttora riceviamo manifestazioni d'affetto da parte di tutti, ma soprattutto delle persone quando più umile possibile. Guardate, ieri proprio è venuta quella signora che stava su una sedia a rotelle, dice: guardatemi, io vengo qua perché voglio vedere il castello. Avrei voluto vedere Don Antonio, i luoghi di Don Antonio. Sì, 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 sì. Soprattutto i bambini, voi, scusatemi, i bambini altrettanto, e lui porta lo stesso nome del nonno, si chiama come nonno. C'è stata un po' di commozione, però adesso io mi introduco un amico che è tornato nel nostro buongiorno Roberto Ciuffo, e l'avete riconosciuto tutti. Penso mi sono riconosciuto anch'io, appena mi sono visto. Anche lui era un po' ricoinvolto, no, in queste immagini. Accidenti, no, guarda, poi, ma già dalla presentazione ha fatto piacere che tu citassi Kierkegaard, noto terzino della Danimarca. No? Vabbè, con Roberto è così, cominciamo. No, siamo solo agli inizi. No, veramente, no, bene, proprio, cioè, mi ha fatto tanto perché è bellissimo del matrimonio. Il matrimonio, sì, è un passo importante, anche poi sappiamo, insomma, che ci sono alcuni matrimoni che finiscono bene, altri durano tutta la vita, quindi no. Com'è il castello adesso, però, senza il papà, com'è? Diciamo che noi degli insegnamenti ne abbiamo ricevuti più di 30 anni da parte, sì, sua, quindi adesso stiamo continuando tutto ciò che lui ci ha insegnato, diciamo. La strada è tracciata, la dobbiamo solo percorrere. E lì possono cambiare. Però con un posto del genere andate proprio sul velluto. Siamo fortunati. Quel castello. Ma l'insegnamento più importante. È lui che ci ha fatto, che ha costruito questo castello. Certo, beh, quindi diciamo così le cose concrete. Ma sì, l'insegnamento più importante, c'è una cosa che anche noi possiamo. Discutiamo adesso con Roberto. Papà ci ha insegnato l'amore per la famiglia, la prima l'umiltà. Cosa. L'umiltà. Lui ce n'era tantissimo. Lui ci teneva molto ad essere una persona umile e tutti lo conoscono bene e sanno lui quanto come, era come umile. Come sono ormai tutti più o meno, sì, umili. No? Questo è un periodo in cui va, sì, forte. No? Poi un'altra cosa. Sono talmente umile che credo di essere il più umile di tutti. Fantastico, Roberto. Meri, come va lì in cucina? Molto bene, anch'io e Daniele ascoltavamo questa bellissima storia d'amore. Anzi, volevo fare i complimenti, bellissimo, alla signora perché è una delle poche spose eleganti che è arrivata nel nostro studio. Complimenti per la sua eleganza, grazie, signora, grazie, da donna, grazie, glielo dico con tutto il cuore. Allora, noi siamo pronti per cucinare con il nostro Daniele che è tornato ed è sempre il benvenuto nella nostra, grazie, cucina. Grazie, piacere anche mio. Partiamo dal dolce o dal salato? Partiamo dal dolce salato. Dal dolce salato, nel senso che questo dolce ha una forma salata ma in realtà è un partiamo dolce, partiamo dal dessert, dolce salato, perché comunque andremo a realizzare un tortellone al cacao, quindi questa pasta al cacao che adesso andremo a preparare insieme. È ripieno, un ripieno a base di banana, quindi c'è questa concezione di una pasta ripiena, però come se fosse un dessert, sì, vero e proprio. Sì, sì. Allora, iniziamo a mettere le mani in pasta. Allora, va bene? No, facciamo una cosa, come da tradizione, sì, prima gli ingredienti, le dosi che ci occorrono e poi mettiamo le mani in pasta. Lo facciamo naturalmente insieme in contemporanea, cercherò di darti una mano, Dani, oggi, grazie, pomeriggio. Oggi allora, ho bisogno della tua facciamo mano. Insieme questo tortello al cacao ripieno di banane, pinoli e fragola. Occorrono 500 g di farina 00, 50 g di cacao amaro, 5 uova intere, della cannella in polvere, 2 banane, 100 g di burro, 100 g di zucchero di canna, poi mezza bacca di vaniglia, delle scaglie di cioccolato bianco, 300 g di fragole mature, un rametto di menta fresca e un'arancia. Tanti ingredienti, sono tanti ingredienti, ragione per cui mi devi aiutare, oggi mi devi aiutare, ho bisogno, ah, sì? della tua mano, sì sì, ho bisogno della tua mano, però io inizierei subito a realizzare la pasta al cacao, ah, va bene, pasta, che comunque, sì, necessita un po' di una fase, bisogna farla riposare con una certa tranquillità. La pasta è quella lì che allora, vedo? La pasta è questa qua già pronta, però comunque la andiamo a preparare insieme, ho portato anche la materia prima, così vediamo un po' come procedere. Okay. Allora andiamo semplicemente a miscelare, prima ho detto le mani in pasta, però in realtà non metteremo proprio le mani in pasta, perché oggi con l'ausilio comunque della planetaria, sì, della tecnologia, sì,
cerchiamo un po' di velocizzare, no? Certo. Allora andiamo a miscelare comunque la farina insieme al cacao. Cacao in questo caso possiamo anche utilizzare un cacao amaro. E inseriamo le uova intere. Ok. Tre ingredienti, basta. Niente di più e farina, niente di meno. Farina, cacao e uova intere. Io in questo caso consiglio di lasciarla così neutra. Perché? Perché comunque la possiamo utilizzare sia per il dolce che anche per il salato. Possiamo fare anche un primo piatto salato eventualmente, con un ripieno a base di ricotta, porcini o altro. Va bene? Quindi allora, la base, possiamo utilizzare questa base dolce con un ripieno salato. Anche salato. Ci sta dolce ci sta, salato. Ci sta molto bene. Sì, il cacao si sposa bene comunque con il salato. Allora, lasciamo comunque impastare qui in planetaria. Noi comunque, a parte, abbiamo già la pasta già ripiena che abbiamo già trafilato un po'. Chiederti per quanto tempo allora, dobbiamo impastare far girare tutto. Giusto per 4-5 minuti a una velocità minima. E come deve risultare poi l'impasto? L'impasto alla fine? Dopo lo vedremo insieme. Lo vedremo dopo. Deve risultare praticamente ben asciutto, però leggermente elastico. Va bene? Benissimo, insomma il risultato finale sarà questo qua. Il risultato è questo qua. Che ha già tirato a casa sua. Che abbiamo Daniele. Già tirato. E ha steso lì sui panni. Sì, l'abbiamo steso i panni oggi. Abbiamo steso i panni. Quello cos'è? Lo stendino delle sfoglie? Sì, lo stendino delle sfoglie. Sicuramente mia moglie a appendere i 10 euro o 5 euro che trova nei pantaloni se quando li mette nella lavatrice. Io allora appenderei gli slip lì. Eccoci qua, bene. A proposito, cortesemente, Mary, da questo lato, vieni a dare una mano. Sei diventato allora rosso, Daniele Caldarino. No, è la giacca, è la giacca rossa. Io mi diverto. È la giacca rossa. Mi diverto a metterlo in imbarazzo. È il tavolo, ci riesco, chiaro. Ma ma così mi inibisci, tu lo sai, no? Io sono molto timido, quindi poi gli amici da casa pensano proprio che sei timido. Tutt'altro. Allora, vedi, cortesemente, procediamo già con il ripieno. Procediamo già con il ripieno, va bene? Allora, procediamo con il ripieno e preso la banana. Sì, che perché il ripieno fare? Comunque è a base di banana. Si sposa bene la banana col cacao, quindi va anche abbastanza questo bene. Questo lo sapevo. Che devo fare con la banana? Bisogna pulirla. Bisogna pulirla. Qui abbiamo sulla nostra piastra induzione una padella antiaderente. Ok. Andiamo a fare un fondo di burro. Ma la banana vedo che l'hai presa bella matura. La banana l'ho presa molto matura perché mi piace comunque un grado zuccherino abbastanza accentuato in questa preparazione. Okay. Quindi allora, fondo... Ok, sì. Grazie Mary. Allora, come la taglio? La puoi tagliare anche a pezzettini piccoli, irregolari. Tanto comunque il taglio oggi è molto relativo, perché comunque poi andremo a frullare tutto. Benissimo, perfetto, lì va bene. Lì cosa ci hai messo? Allora, qui in questa padella ho fatto un fondo di burro, dello zucchero di canna. Li mettiamo anche eventualmente un po' di arancia grattugiata, giusto? Un po' per conferire un po' la nota agrumata. Qui abbiamo anche una bacca di vaniglia, la mettiamo. La bacca di abbastanza vaniglia. Bene, una benissimo bacca di vaniglia. Ok, le banane le possiamo mettere all'interno della nostra padella. Allora, io metto le banane, poi devo spostarmi da Michele che è con Roberto al divano e nel frattempo tu controlla qui non dovessero per caso bruciarsi le banane, facciamo assolutamente un fricocco, come si suol lasciamo dire. Cuocere giusto per 3-4 minuti. Benissimo. E andiamo a sfumare dopo con un liquore all'arancia. Ok, tutto qua, lo facciamo, lo fa Daniele nel frattempo, però è tutto molto semplice. Io da questa arrivo parte, Michele, c'è Roberto Ciuffo che è in Mary, ti aspettiamo in Mary, salotto, ti aspettiamo perché è il momento di collegarci con Roma dove c'è Giulia Cerasoli, eccola qua, giornalista di Chi. Ciao Giulia, come stai? Ciao Michele. Tutto bene? Tutto bene. Bene. Certo, come pomeriggio l'hai detta sembrava proprio giornalista di Chi. Ah, di che? No, giornalista no, buongiorno, di Chi. Ma del sì, settimanale di ecco. Chi. Ma dai, io voglio... Del Chi Magazine Roberto si chiama. Allora, parleremo di coppie famose, ecco, naturalmente, amori finiti, amori infiniti, e come non parlare a questo punto di Albano. Sulla copertina di Spazio. In quale categoria rientra? E questo vorrei capire anch'io, perché vedi eccolo qua, vedete Spy, Albano, Loredana e Romina, ciao, tutte e due, non Loredana, ma sono scappati in Australia con i miei figli. Ma è vero che è andata in Australia? Sì, ho fatto io l'intervista. Sì, ho fatto io l'intervista ad Albano, che mi ha, ho chiamato, stava a Perth in Australia. E, è stato molto simpatico, si sta lì con i suoi figli, ma ha tenuto a precisare che è da sola con i suoi figli, ben felice di stare lì a lavorare senza le due donne della sua vita, che sono Romina da una parte e la Lecciso dall'altra.
Io gli ho chiesto se era lì con Romina per cantare, perché loro spesso fanno tournée insieme. Sì. Mi ha detto assolutamente no, ogni tanto io vado anche da solo, mi ha detto. Ecco, ben felice. Io vado da solo. Ma sono sì. In tanti però a sperare in un ritorno di fiamma, diciamolo pure, va Giulia. Tu, capisco che tu hai fatto un'intervista, sì. Però che ne pensi? Che indizi io penso abbiamo? Di no. Allora, io ti dico la verità, credo che... allora, loro si sono separati, come tu sai, la storia è una cosa ormai risaputa, è molto lunga e dolorosa per la loro separazione che ha origine, diciamo, da un problema gravissimo nato nella loro famiglia. E credo che si vogliano molto bene, veramente, cioè non sia mai finito l'affetto fra loro. Però quando accadono fra in una coppia dei dolori così forti, possono rinsaldare l'affetto, ma se si interrompe proprio l'amore, lui ha avuto altri figli, non credo che ritornino insieme. Vabbè, sicuramente vabbè. Continuerà l'affetto, ma non credo proprio che sia possibile un ritorno di fiamma. Beh, certo, quando ci sono di mezzo queste cose. Questo è il mio parere. Così delicate. Passiamo a un'altra coppia, allora. So che tutti voi sperate in un lieto fine. Sto parlando di Brad Pitt e Jennifer Aniston. Ne abbiamo parlato anche ieri. Giulia, secondo te torneranno insieme? Ma sai, quello può essere... Cioè, non so bene se... Non so bene quali sono i loro rapporti e per quale motivo esattamente si sono lasciati. Io mi ricordo che il problema era che lui voleva i figli e lei non credo che abbia o non c'è riuscita a avere i figli. Adesso lui di figli ne ha 6 con Angelina Jolie, per cui può essere pure che... Non lo so, è sai, un Giulia, sogno da indiscrezioni, forse so un pochino realizzabile. So da indiscrezioni che la Alison ha un affair con Albano. Si sono visti adesso, non voglio buttare così il carne al fuoco. Però è che è uno dei motivi per cui Albano è partito da solo. Per sarebbe una coppia veramente sui generis. Giulia, invece può essere pensabile un ritorno di fiamma invece tra Brad Pitt e Angelina Jolie? Ah, giusto. È possibile che Angelina Jolie ha detto se si avvicina a Brad gli do fuoco, quindi il ritorno di fiamma è possibile. Allora, anche lì ci sono tantissimi figli, hanno un amore durato tanto. Non lo so se lei abbia intenzione, credo che il problema sia lei. Ah. Lei mi sembra che voglia, forse. Sia ferma, è passata la voglia. Beh, mi piaceva tantissimo, era una coppia, la più bella coppia di Hollywood, diciamo la verità, erano bellissimi insieme. Ecco. Sarebbe comunque, guarda che anche la coppia ritorno. Con... a me anche con Jennifer Aniston mi piaceva come coppia, erano molto divertenti insieme. Divertenti. Senti, pensiamo un po' un attimo ai belli di casa nostra, per esempio Pierfrancesco Favino. Ah no, pensavo dicessi... No. No, sì, anche naturalmente. Escluso i presenti. Dopo Roberto hai detto Favino, ma andiamo e Francesco Favino e sua moglie Anna Ferzetti, una coppia splendida, no? Giulia. Sì. Eccoli qui, che bello. Allora, loro sono una coppia vera, prima di tutto. Una coppia vera nel senso schivi, che hanno 13 anni molto di differenza. Schivi, si fanno vedere poco, è vero? Anche fra loro. Sì, si vedono poco fra loro, da quello che pare che si vedano poco e sia il segreto del loro menage. Esatto. Ah, sono molto diversi. Prendiamo appunti perché ne abbiamo bisogno. Ecco, lei poi è figlia di Gabriele Ferzetti, che caspita. Era un grande attore di teatro. Come no? Certo. Quindi poi ha vissuto questo padre molto vecchio, perché è nata quando lui aveva già 57 anni, per cui era già grande. Quindi ha vissuto con questo padre molto grande, che poi è scomparso nel 2005, e si è fidanzata giovanissima, 20 anni, con Favino, che ha 13 anni più di lei. Quindi è una ragazza, diciamo, che ha sempre molto frizzante. Lei è molto scapestrata inizialmente. Ah, ecco. Poi adesso è una mamma, però lei dice sempre appunto di essere in realtà la scapestrata rispetto a Favino, che è più tradizionalista, con una famiglia dietro più tradizionalista. Quindi è una coppia anche lì abbastanza eterogenea, con un marito, diciamo, un marito un po' padre, diciamo, secondo me, e lei che è più giovane, magari più
più dinamica, non Giulia, più moderna. Ti ringrazio personalmente per il padre molto vecchio, perché ho la stessa età che aveva il papà. Cioè, lasciamo stare l'età allora. No, capisci, perché ho avuto un bambino di un anno e mezzo e ne ho 58, quindi grazie. Complimenti invece. Grazie, mi ricordo benissimo. Adesso Giulia, non so Giulia. Se lui da grande si sposerà con Favino. No, io ce l'ho mia figlia ha 33 anni. Mia figlia ha 33 anni, io l'ho fatta come lei, come la Ferzetti. Beh, guarda, sono delle rivelazioni che ci lasciano senza fiato. Senza parole. Veramente, non ci potrei credere. Giulia, rimani con noi, sì. Un attimo solo, facciamo un minuto di pubblicità e sì. Poi abbiamo da chiederti altre coppie sì. Visto che sì, sai sì. tante cose. E qui parliamo di coppie reali, ci trasferiamo a Londra, reali. Buckingham Palace. Un minuto, a dopo. A tra poco. Maybe all I need, driving slow on Sunday.